È una presentazione. Prosecco Carpenè Malvolti. Martedì alle 20.30, Super Bunny in orbita. La più bella serie di cartoni animati della Warner Bros. Per la sera della vigilia di Natale, il divertimento è assicurato da Bugs Bunny. L'impavido cavaliere dell'Ordine della Carota. Super Bunny in orbita. Per la prima volta in televisione, martedì alle 20.30, su Italia 1. Oggi ti parliamo di software. Il tuo personal computer IBM è l'hardware e questo dischetto che contiene il programma è il software. Ci sono centinaia di programmi per il tuo personal computer IBM. Ti aiutano ad archiviare dati, scrivere testi, pianificare, controllare, dirigere, tenere la contabilità, fare bilanci, progetti, grafici, analisi e a fare tutti i calcoli che vuoi. C'è un programma giusto per te dal tuo concessionario IBM. Vai a trovarlo. Gli indirizzi sono sulle pagine gialle. Carlo? Via la Bistefani, ci sbagliamo sempre! Cosa ne faccio di un panettone? Gli altri dove sono? Stanno impastando. Ma quante volte li impastano? 5 volte. Così restano più dolci e soffici. Ma siamo pazzi? Facciamo i panettoni con 5 impasti, soli rossi d'uovo e addirittura il miele. Ma chi sono io? Babbo Natale? Perché Nuveni è l'assorbente che mi dà la massima protezione, la morbidezza e la sicurezza dell'adesivo lungo. Nuvenia, e ti muovi sicura. Nordman The Stereo Digital, l'assoluto. Io ho la pelle delicata, fragile, e spesso il bagno me la lasciava secca, arida, senza tono. Ora invece, con Infasil, il bagno è diventato un momento di benessere per la mia pelle. Non a caso, per l'igiene della più delicata delle pelli, 500 centri di maternità hanno scelto Infasil. Prova anche tu il bagno igienico Infasil. Sentirai la tua pelle rinascere. Infasil per il benessere delle pelli delicate. Ungherino con gli zolli, fa tardi la notte. Ungherino con gli zolli, è musica per il palato. Wow! Ungherino con gli zolli, non ti lascia mai solo. Ungherino con gli zolli, vince la fame. Con gli zolli, per le feste, i grandi salumi italiani. Sentito? Tutto tace. È Cavit. Il vino trentino racconta.